bene, per favore. Io vorrei parlare con voi, posso? Sì, certo. Che succede, Dominique? Cosa vuoi dirci, Dominique? Parla. Beh, quello che è successo a Roberta non è stato un incidente. È stata colpa mia. Cosa? Fatemi finire di parlare. Ho tagliato i freni della sua bici. No. Beh, però non lo sapevo mica che sarebbe caduta dalla scala. Poi, io ho anche rotto il quadro del defunto Saint-Jean. Cosa? Che forza! E ho rubato la carta di credito di Delfina per comprare il liquido attirapi. Sei stata tu! Quella delle api sei stata tu, stupida! E ho comprato i vestiti. Basta! Per favore, falla finire di parlare, Delfina, no, ti prego. Basta così, per favore. Mi sembra un'umiliazione eccessiva per una bambina della sua età. Da brava piccola, raccontalo a me, perché hai fatto una cosa simile? Avanti, dillo a me. Non toccarmi, perché tu sei una strega ipocrita e extravestita ed è per questo che tra tutti nessuno ti vuole bene dentro a questa casa. Spostati. E mi perdonerai, Roberta? Sapete, no, non so che dire. Io invece sì, bisogna farle i complimenti. Questa è una serial killer e tu le fai complimenti? Non per quello che ha fatto prima, ma per quello che ha fatto adesso. E che ha fatto? Serve molto coraggio per presentarsi davanti a tutti e ammettere i propri errori chiedendo scusa. Se qualcuno ha qualcosa da dire, che parli ora o taccia per sempre. Oh, mamma, per favore, ti supplico. Fai in modo che loro non si fidanzino. Fai qualcosa, io muoio se lo perdo. Io, Delfina, mi impegno ad amarti per tutta la vita, Federico. E spero che questo giuramento presto sia fatto davanti a Dio. Federico, per favore, non lo fare. Non lo fare, io morirò se ti perdo. Io, Federico, prometto di amarti finché morte non ci separi. E spero di poter mantenere questo giuramento davanti a Dio. Bravo! Bravissimo! Bravo! Un applauso ai nostri ragazzi! Titina l'ha persa per sempre! Per favore, tesoro mio, io non piangere, te lo chiedo per favore. Lo sapevo che non si sarebbe accorto di me. Anch'io lo sapevo, perché l'avevo intuito da tanto tempo, tesoro. Però tu hai la testa così dura. No, la testa dura è che a volte mi guarda come se mi amasse, te lo giuro sulla mia noce. Su, amore mio, per piacere, te lo chiedo per favore, non ti posso vedere così. Io però lo sapevo, Lo sapevo che quel ragazzo non è una brava persona, non è per te. E invece è una brava persona, solo che è uno stupido, troppo buono per quella strega. No, non ha l'animo buono, te lo dico io, lo sente il mio cuore. Non dire queste cose di lui. Invece te le dico, perché l'unica cosa che ha saputo fare è stata quella di illuderti. Ti ha illusa e poi con chi si sposa con un'altra, o no? Sì. Un bacio, un bacio. Oh, santo cielo. Quanto sei cresciuto, albero mio. Io lo sapevo che eri con me, mammina. Lo sapevo. Il fatto è che a volte mi sento così piccola che non me ne rendo conto. E mi dimentico che sei accanto a me. Mi manchi tanto, mamma. Ho bisogno di te. Ma perché mi va tutto così male? Forse ha ragione Titina. E Federico sta solo giocando con me. Sì, deve essere così. E voi, quando vi mettete al lavoro, vi siete dimenticate che siete le mie scarpette della fortuna? L'unica cosa che sa dire è grazie, grazie. Grazie. Mi sta salendo la febbre, mi scusi se mi sono permessa, mi perdoni. Mi scusi. Sei tu, non è vero, Flora? Sì, sono io. Stia tranquillo e dorma, che le sta salendo la febbre.
Come si sente? Ti amo. Ti amo, Flor, ti amo. Ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. Federico, amore mio. Sì, non dire così, basta. Non dire così, che fai salire la temperatura anche a me. Ti amo tanto, ti amo. Anch'io ti amo. Se non stessi così con questa febbrona, non sai che bacio che ti darei. Tu sei la donna della mia vita, Flor. Sì. Ho così freddo. Chiudi la finestra, per favore. Amore, amore, stai delirando. Non sai quello che dici. È la febbre alta, ecco così. Stai tranquilla, tranquilla. Flora, vieni, avvicinati. Adesso chiamo il medico, no, perché stai male, molto male. Vieni, vieni vicino a me, che muoio di freddo. A te serve un medico. No, 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 guarda che dico a Greta che mi hai curato male. Per favore, Flora. Abbracciami così ancora, stringimi tra le tue braccia da fatina e tirami fuori tutto il male che ho dentro, per favore. Oh, Federico, non so se ti posso tirare fuori tutto il male, ma devi stare tranquillo, ti porterò i miei amuleti e ti sentirei meglio. Sei magica e sei la mia fatina personale, non è vero? Sì, tu sei il mio angelo. So che la febbre non è una cosa bella, ma in questo momento vorrei che tu avessi la febbre per sempre. Oh, baciami, ti prego. Ah, Federico. Baciami. Puoi trovare qualcuno? No, Federico, ascolta una cosa. Che cosa ti sei messo in testa? Che mi dici di baciarti e io ti bacio? Baciami o mi arrabbio. Ti arrabbi? Sì. No, non voglio che ti arrabbi, ma non sono mica matta. Se ti do un bacio adesso, poi ti lascio ricoverato in terapia intensiva per sempre, per tutta la vita. Baciami o ti mando via. Beh, non posso certo giocarmi per una sciocchezza il mio futuro, sì, il pane sì, dei miei figli. E quindi ti bacerò, ma solo perché sono costretta. Ah, ecco. Lascialo, no! Schifosa! Che succede? Baciavi il mio fidanzato! Neanche per sogno, stavo solo sistemando un piccolo aereo lì, nello scaffale. Certo, come no? Era caduto e poco fa passando ho rischiato di schiacciarlo. Sì, era caduto, ma non mi dire. Vai a mettere l'ordine da un'altra parte! Ma io... Sparisci! Io... Sparisci dalla mia vista! Levati di torno! E tu sdraiati! Giù! Ah, sei tutto sudato! Federico, stai dormendo? Sì. Mi senti? Cosa? Cosa? Devo parlare con te, mi senti? Cos'è? Volevo dirti che ti ho mentito sulla storia delle maschere. E quindi, se stai con Delfina è perché non sai cosa ti è successo quella notte. Perché tu non hai baciato la tua fidanzata, hai baciato Florencia. Vedrai, baciala di nuovo e ti convincerai che io non mento, Federico. Mi stai ascoltando? Hai creduto fosse lei perché saranno due maschere uguali. Però, ecco, io ho mentito perché Delfina mi ha detto che se stavo zitta mi avrebbe fatto rimanere in questa casa. Ma adesso sono pentita di aver detto una bugia. Mi perdoni, per favore. Sì, sì, stai tranquilla. Dominique, cerca di fare più in fretta. Sta arrivando qualcuno. Sbrigati. Sì, vengo. Tranquilla. La febbre ti rende molto più buono, Federico. Guarisci presto, eh? Sì. Ora vado. E non dimenticarti di baciare Flora, Va bene. D'accordo. Non preoccuparti. Ciao, ciao. Grazie di tutto. Tieni, questo portafortuna che ti proteggerà. Mi mancherai. Anche tu. Bene, andiamo? Sì, andiamo. Ti dispiace partire, Bene. Meno male, per fortuna ce l'abbiamo fatta. Bravi! Nessuno di voi mi ha avvertita che Dominique sarebbe andata via. Da dove vieni tu a quest'ora? Si può sapere? Uno, che ti importa? Due, vorrei sapere chi sei tu per chiedermelo. A me non parli così, mocciosa impertinente. Non so se lo sai, ma tuo fratello maggiore è molto, ma molto malato. Come malato? Federico, che ti succede? Perdonami, non sapevo che stessi così male. Federico, per favore, guarisci. Non ti posso vedere così. Questa nostra casa non va avanti senza di te. Musica. Cosa? Musica, musica. Federico, mi senti? Mi senti?
ti prometto che se tu guarisci e stai meglio, io riprendo le lezioni di piano. Ti ricordi come voleva la mamma? So che anche tu vuoi che le riprenda, quindi per favore guarisci e io tornerò a suonare. Oh, Federico, la vuole sapere una cosa? Meno male che non può mangiare niente. Perché la verità è che se non mi aiutano gli angeli, le fate, gli gnomi e tutta la corporazione celeste, io non riesco a fare un piatto decente. E io per lei ci provo, ma la cucina non fa per me. Le ho portato una sorpresa per aiutarla a guarire. È dell'albero di mia madre. Deve stare vicino al cuore, perché sennò non funziona. Si sentirà meglio, ne sono sicura. E se non funziona con questa, le porterò un ramo intero. Tesoro mio. Mi viene in mente la piccola Dominique, che mi dice: beh, che chi ho baciato la notte del ballo in maschera era Flora. Non sarà una tua voglia inconscia? Ma quale voglia? Ti sto dicendo la verità, sono molto preoccupato. Non so se qualcosa che io le ho detto perché lei... beh, non è chiaro. A dire la verità, non so se è solo un sogno oppure... non lo so. Sai che cos'altro mi ha detto? No. Che se volevo veramente scoprirlo, dovevo andare da lei e baciarla di nuovo. Quindi, questa idea ti sta facendo impazzire, giusto? Sì. Potresti fare una cosa, perché non la baci? Baciala. Prova e basta, così ti togli i dubbi. Alla fine è solo un bacio, no? Mi permette questo ballo? Un bacio. Stai bene? Sì, anche lei sta abbastanza bene. Dico che... meno male che è entrato, perché stavo per cadere. Poi magari potevo sbattere la testa. Sta cercando la sua fidanzata? No, no, cercavo te. Perché? Perché... Che fai con le scarpe di Delfina? No, veramente io... me le sono messe perché stavo... Perché stavi? Stavo per inciampare accidentalmente e i piedi mi sono scivolati proprio dentro le scarpe. Che ci fate voi qui? Niente, oggi è giornata di pulizie e ho tirato a sorte con Greta a chi toccava questa stanza e ho vinto io. E così, appunto, e... dicevo al signor Federico di stare tranquillo che questa stanza verrà pulitissima, sì. Prego. Permesso. Signor Federico. Perché non posso essere invisibile come l'aria che ci circonda? Vorrei sparire, vorrei sprofondare sottoterra fino all'inferno. Fatina mia, dolce Fatina, aiutami. Perché mi tratta così male il mio principe? Come può dire una cattiveria simile, come se non mi conoscesse? Ti giuro che non ce la faccio più, non posso più andare avanti così, non so più che cosa fare. Né con i ragazzi, né con la babysitter, né con nessuno. Ti rendi conto che poco fa ho litigato con Mattias, con il mio migliore amico? È assurdo, il mio unico desiderio ora è di stare solo, completamente solo, in un'isola e dimenticarmi di tutto. Solo? No, no, solo, amore mio, solo con te, solamente con te e per sempre. Scusami, tu sei l'unica che riesce a darmi un po' di pace in questa casa. Oh, tesoro mio, sapessi quanto ti amo. Anch'io ti voglio molto bene, Delfina. Oh, amore mio, ti prego, sposiamoci. Al più presto. L'hai sentito? Non l'ha detto sul serio, vero? E invece l'ha detto sul serio. È cattivo, come quella strega della sua fidanzata. Gli si è appiccicata addosso come uno spaghetto scotto. Cretina. Non so perché lui mi odi tanto. So di aver combinato qualche pasticcio, ma l'ho fatto per i ragazzi. E comunque sono pasticcetti insignificanti. Niente di speciale.
faccia se il principe non mi vuole più. L'unico che mi considera è Franco. Gli hai lanciato tu le foglioline in faccia? Tieni, è per te. Ah, molte grazie. È un po' grande per essere una scatola di caramelle. No, ovviamente non sono caramelle. Ciao. Florencia. Signor Federico, se mi vuole sgridare, penso di doverle sgridare, dire... Non ti devo, voglio parlare con te. Ah, parlare con me? Sì. Ti volevo chiedere se ci possiamo vedere nel pomeriggio al passaggio dei baci. Ah, ma è divino! Ma è divino! Non sembra una principessa? Sì, sì, peccato che ti manca il principe. Roberta! A proposito di principe, che ti vuole dire Federico? Non vuole licenziarti, no? Io no, mi ammazzo. No, Robertina, magari... Magari... Vuole chiedermi scusa? Tu pensi, Beh... Sì, sicuro. Lo so com'è Federico, lui ha bisogno di entrare in confidenza, ha bisogno di tempo e quando è sicuro dice le cose e poi ha la coda di paglia ultimamente. Ah, e... Beh, cosa ti metti per andare? Non lo so, che ne so, una cosa qualsiasi, perché? Ah, senti, ti devo dire tutto continuamente, Io penso che tu devi essere bellissima perché potete fare pace e potete fidanzarvi. Perché non metti il vestito azzurro che è bellissimo? Questo? Sì. Non lo so. Y yo te voy a esperar y no me voy a pintar. Yo sé que te gustó mucho cuando me ves natural. Y llegaré tan puntual, no quiero perder más tiempo. Cada segundo que tardas es un beso que te resto. Me pondré el vestido azul, que sé que te gusta más. Dejaré mi pelo suelto. Siempre el aire se ha perfumado, porque en todas las ventanas el amor se está asomando. Flor, che hai? Cosa? Niente, niente, stavo pensando al vestito azzurro. Sai una cosa? Mi metto questo. Bravissima. Oh, Flor. Perché i sogni non si possono avverare nella realtà? Y me robaste la esquina y me quedé tan perdida. ¿A dónde vuelan mis sueños? A un callejón sin salida. Y me quité mi vestido que tanto te gustaba. Total me siento desnuda, total ya no tengo. Cosa è successo, Federico? Perché non sei venuto? Sei sempre così puntuale. Io non vino nunca. Non ce l'ho. Franco. L'ho aspettata al passaggio dei baci, ma lei non è venuto. No, il fatto è che
Con quello che è successo a Delfina si è fatto tardi e quando sono arrivato non c'eri più. Ah, perché io sono rimasta là per moltissimo tempo. Io aspettavo, ma lei non arrivava mai. E poi ho incontrato Franco e siamo andati a prendere un caffè. Non ci ha visti quando è arrivato? No, non vi ho visti. E cosa mi doveva dire di così importante? Flor, senti, quello che sta succedendo tra te e me... Ecco, io... Flori, senta, bitte schnell! Finirà dare mano a me in cucina perché con tanto pasticcio io non farcela, io... avere interrotto qualcosa? No, niente, cosa potresti aver interrotto? Ora è meglio che vada a parlare con quelle... due bestie. Prego, non punire, bambini! Loro avere meno colpa di quanto lei potere immaginare! E tu, venire o non venire? E dove si va? Alla festa al palazzo? No. A pelare patate in cucina. Floricienta, schnell. Sì. La 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 la. Ciao, amore mio. Non sono Delfina, sono Flor. Sì, me ne sono reso conto. Me ne sono. Allora lascia che approfitti di questo errore per chiederti scusa per quello che è successo oggi. Ricordi la storia della torta? Ero sicuro che... ma poi ho sentito i ragazzi mentre raccontavano a Martin quello che era successo e volevo chiederti scusa. Devo pensarci se perdonarla. Non lo so. Perché sei così arrabbiata? Perché sì, perché... Federico, è troppo semplice credere quando si hanno le prove. Quello che è difficile è fidarsi davvero di un'altra persona. Io, per esempio, mi fido di lei. Tu? Di me? Sì. Se lei mi dice che una cosa è nera, per me è nera. Anche se mi dice che è bianca, io le credo sempre. Anche per quello che non dice. Le credo. Quello che dicono i suoi occhi. Anche ora vedo la sua verità, anche se non parla. E cosa stai vedendo ora nei miei occhi? Vedo... Sì, vi siete fidanzati! Shh, per favore, Roberta, andiamo, non dire stupidaggini, santo cielo! Ah, no? No. Beh, è un peccato, allora, no? Sarebbe stata l'unica buona notizia nel giorno più brutto. Che ti è successo? Perché dici così? Che cos'hai, piccola? Che cos'hai? Ha chiamato la mia mamma dicendomi che tra qualche giorno verrà a prendermi. Non voglio andare via, Flor. Oh, amore mio. Ascolta, Roberta, lo sapevi che un giorno sarebbe accaduto, che saresti dovuta tornare con la mamma? Sì, sì. Ovvio che io le voglio bene. Ma non voglio andare via. Picco. Beh, però voi non dite niente a Thomas, perché non voglio che stia male. Vieni, abbracciami. Sì, certo, tesoro. Oh no, non piangere. Che bello è avervi qui, insieme a me. Come se foste la mia mamma e il mio papà. Beh, però siete due stupidoni perché non avete il coraggio di dirvi che vi amate o no. Beh, siete stupidi. Beh, sì. Roberta, perché non vai a dormire? Tra un po' vengo da te, così dormiamo abbracciati e ti racconto una bella fiaba. Va bene. Vai a dormire, amore. Mi mancherà tanto. Sì, anche a me. Anche a me. E... vuole che le faccia un tè prima di andare a dormire. Sì, mi piacerebbe molto.
che a me piacerebbe. Scusami, ma... il rosa ti sta benissimo, però. Il marrone ti sta molto meglio, lo sapevi? Grazie. È Facundo. Digli che non ti chiami più sul mio cellulare, e rapidamente. Ciao Facundo, sono Flor. Beh, ti chiedo per favore di chiamarmi su un altro telefono, perché questo è del mio padrone. Si arrabbia, ti chiamo più tardi da un'altra linea. Un bacio, ciao, a presto. Va bene o dovevo farlo più in fretta? Un po' di più, nient'altro. Che ti è successo alla bocca? Niente, poi ti dico. No, no, diglielo ora, diglielo adesso, così mi lascia in pace e passa un po' di tempo. Dai, se usi il telefono della sala, cerca di non starci tre ore. Aspetta, Federico, lasciala stare, stai facendo il matto con lei. Sì, certo che faccio il matto, hai sentito come ha risposto? È così inadeguata, è sempre uguale. Ma tu allora hai fatto impazzire me per tutto il tempo perseguitandomi. Adesso Facundo. E ti sembra... Che ti succede con Florencia? Dimmi come la verità. Sarebbe? Che quel tipo la segue tutto il giorno, ecco che cosa ma c'è. Ma è il suo problema, lasciala in pace. Questo è quello che cerco di fare io, lasciarla tranquilla. Non credi che dia fastidio anche a me? Quando la vedo con Facundo, lo ammazzerei. Ma anche se tutto quanto ti dà fastidio, lasciala in pace. Che sta succedendo al mio amato principe? Perché ce l'ha con me? Perché non mi lascia in pace? Se non fosse così carina e non l'amassi tanto. Miro caer las gotas de lluvia en mi ventana. Sé que todo será igual, no cambiará mañana. El sol volverá a salir, la luna será más blanca, el río será más río, no caerán las montañas. Porque me quedo muda, prendida en tu mirada, porque todo es lejano, porque sin ti ya no hay más nada, porque no existe nada, ni príncipes ni sueños. Porque sin ti
qualcosa. Devo parlare con il mio principe e dirgli tutto quello che provo, altrimenti mi scoppia il cuore. Gli dirò che voglio andare via di casa. E i ragazzi mi mancheranno. Beh, li verrò a trovare. Ecco, gli dirò tutto quello che provo. Io sono Florenzia e se lui è un codardo, io no. No, ma voglio proprio dirgli tutto. Permesso. Se vuoi parlare con Facundo, pensaci due volte. Lo sa, signor Federico, sono stanca. Tesoro, è successo qualcosa con Florenzia di cui non mi hai parlato? Guarda che sono qui per aiutarti. Ma che ci fa qui, Federico? Perché non mi lascia piangere in pace? Vada via! No, per favore, ascoltami, ascoltami. No, mi ascolti lei? Perché non mi lascia tranquilla? Perché si intromette nella mia vita? Ma che cosa le ho fatto io? Non hai fatto niente, non è quello. Io lo faccio per il tuo bene. Che cosa ne sa del mio bene? Che cosa ne sa? Se non mi ascolta mai, perché non se ne va e si occupa del suo matrimonio e di tutti i figli che avrà? Perché non si preoccupa di questo invece di stare a perseguitarmi e di farmi soffrire? Sa che cosa succede? Si approfitta di me perché sa che ho qualcosa. Cosa? Dimmi cosa. Sì, lo so che hai qualcosa con Facundo, lo so. No. Chi è Franco? No, signor Freezer, non è con Franco. Con chi è? Con chi è? Vuole saperlo davvero? Glielo dirò e lo farò molto chiaramente perché ormai è così e non mi importa più niente. Dimmelo, Flor, per favore, dimmelo. Chi ami, Florenzia? Pronuncia quel nome, pronuncialo. Flor. Lo conosci bene. Noi due. Noi due cosa? Lei e tu. Io cosa? Tu e io. Cosa? Tu e io cosa? Veramente non so quello che voglio dire. No. Lei forse di questo argomento non vuole parlare. All'amore preferisce l'ipocrisia. È possibile. È così. Non posso risponderti ora. Flora. Sì. Federico. Federico, perché non fai qualcosa? Stanno portando via Roberta. Sul filo, ho bisogno di sapere se si sposa o non si sposa. Amore. Cosa? Sei d'accordo, sì o no? Sì, sono d'accordo. Per cosa? Per cosa è d'accordo? Ora svengo, non mi alzo più. Bene, allora? Bene. Ci sposiamo il 2 luglio. Dimmelo.
Per favore, dimmelo. Chi ami, Florencia? Lo conosci bene. Noi due. Noi due cosa? Lei, tu. Io cosa? Tu e io. Cosa? Tu e io cosa? Veramente non so quello che voglio dire. E che pensi? No, è che devo togliermi certi fantasmi dalla testa. Dov'è Franco Fritzenbalden? Con che diritto lo tenete qui dentro? Quel ragazzo non farebbe male ad una mosca. Dovete rilasciarlo immediatamente. Dov'è? Si può sapere? Molte grazie, avvocato. Oh, Franco, come stai? Ti ho portato qualcosa da mangiare, sono così preoccupata. Stai bene? Sì. Guarda, qui c'è del latte, biscotti, il grazie. Cioccolato fondente. Hai freddo? No, sto sono bene. Così preoccupata. Lo sai perché ti tengono qui? Io l'ho capito. Vogliono che tu parli, ti vogliono stancare e farti confessare quello che non hai fatto. Tu parla solo con Mattias vicino, va bene? Sì. Ma dov'è Mattias? È andato a portare Maya a casa, ora ascolta torna. Bene, lo sai a che cosa hai diritto? Ad una telefonata. E tutto quello che dirai, Flor, potrà essere usato va contro tutto di bene, te. Non preoccuparti, come stai tutto tranquilla. Tutto bene, stai scherzando? Mi prendi in giro, va tutto male. Ti hanno accusato di una cosa terribile. È vero. Insomma, che aspettate a liberarlo? Perché non gli fate un paio di domande e me lo ridate? Gli dovrete chiedere scusa, vedrete. Scusi, lei ascolta quando le parlo? Ehi? Mi appellerò alla Suprema Corte di Giustizia, parlerò con Greenpeace, se servirà farò una denuncia e farò Flor, vedere Flor, il sorciverdi a calmati, tutti. Calmati.